dritte o addirittura delle curve sinusoidali. Ecco, in queste zone gli UFO si fanno vedere più spesso. Ora, probabilmente esisterà una causa, chiamiamola così, sì, un motivo legato all'astronomia. L'idea di fondo che ci siamo fatti è questa, che probabilmente periodicamente si creano una sorta di alterazioni nello spazio inteso come cosmo, come universo, per cui si verrebbero a creare una sorta di buchi attraverso i quali è possibile passare. La fantascienza li chiama varchi dimensionali. Ora, una volta questo era soltanto fantascienza, ora Adesso dopo. c'è anche il buco dell'ozono, Tra l'altro. tra l'altro. Ma da lì non passano Non UFO, passa passano da lì. qualcos'altro Sì. purtroppo. Questo è un peccato. Per cui l'ipotesi di fondo è questa, che in determinati periodi dell'anno si creino questi Queste varchi, queste condizioni per cui. condizioni particolari per cui i dischi volanti riuscirebbero a passare. Ora, l'esistenza di questi varchi è stata studiata in tempi recenti da Stephen Hawking, che è uno dei più grandi geni di questo secolo, che tra l'altro è quel personaggio che forse avrete visto su una carrozzella immobilizzato, Immobilizzato. piuttosto mal ridotto, che comunque ha rivoluzionato completamente sia la teoria del Big Bang che la teoria dei buchi neri, e addirittura ha scoperto i buchi bianchi. Che cos'è un buco nero? Più o meno lo sappiamo, una zona Talmente densa. altamente densa, infatti, per cui la materia è così compatta che la stessa luce viene ingoiata, non Non viene riesce a uscire. riflessa, per cui abbiamo un buco nero e qualsiasi oggetto che si avvicina al buco nero viene inghiottito e compresso. Ma Stephen Hawking ha scoperto un'altra cosa, che se c'è un'apertura che ingoia tutto, c'è anche un'altra apertura da cui esce tutto. E allora sono stati scoperti i buchi bianchi. Questi buchi bianchi sono come una sorta di fontane da cui zampilla continuamente materia, materia in movimento, materia anche organica. Quindi noi potremmo pensare che La esistono. creazione in Sì, azione. esatto, una creazione in azione, giustamente, per cui dei mondi paralleli che continuano a crearsi, dei mondi che potrebbero essere abitati. Del resto, 6 mesi fa c'è stata una scoperta clamorosa tramite l'osservatorio di Jodrell Bank in America. Finalmente hanno scoperto un pianeta, un pianeta blu, quindi un pianeta in teoria abitabile o abitato, che si trova al di fuori del nostro sistema solare. È stato scoperto grazie a delle alterazioni che provoca nella stella che ha attorno come sole, ma questa è la prima volta che viene scoperto realmente, perché finora si erano soltanto immaginati dei pianeti al di là del nostro sistema solare. Finalmente abbiamo un pianeta. Un pianeta molto simile al nostro è distante, sono 10.000 anni luce, però non è escluso che su quel pianeta ci siano degli esseri magari anche molto simili a noi, perché no? In fondo le leggi comunque della chimica organica dovrebbero essere uguali in tutto Ma l'universo. tieni presente una cosa, che quello che è purtroppo ancora oggi un'ostinazione del mondo scientifico è quello di considerare per forza qualunque modo di vivere che deve essere come il nostro. Tieni presente che parlando chimicamente noi abbiamo tutta una terra impostata sul carbonio e sull'acqua. E se potrebbe andare benissimo, non so, un qualcosa sull'azoto e l'ammoniaca. Per cui il discorso dipende l'organismo Sì. oppure il Il silicio e silicio. qualcos'altro. Per cui, oddio, il problema è vero, molto bello aver trovato qualche cosa che è simile al nostro, per cui ci fa ipotizzare a maggior ragione quello che pensavamo e basta. Questo mi sta molto bene. Però, oddio, a livello pratico, tanti mondi potrebbero essere pieni di vita, di altra forma, di altro tipo, con altre funzioni, perché Sì, beh, questo è vero. non tutti dobbiamo trovare per forza che l'altro essere dall'altra parte deve essere per forza uguale a noi, Ma il non problema è solo questo, come sì. Sì, funzioni di vita, ma anche come tipo di essere vivente, per cui è un po' un discorso un po' tanto strano. Un po' ci siamo un po' più allargati negli ultimi anni, però non più di tanto. ma diciamo che con la scoperta di aminoacidi e nei meteoriti e al passaggio delle comete sappiamo che comunque esiste nello spazio una chimica del carbonio. È però anche vero quanto tu dici, prendiamo anche i batteri, virus e batteri, hanno una capacità di adattamento che è straordinaria. Tra l'altro negli ultimi anni con l'era atomica si sono scoperti dei batteri che vivono nelle zone altamente radioattive.
delle centrali nucleari, Quindi sono sì, che si sono sviluppati. sviluppati No, in ma quelle mangiano condizioni, quindi radioattività. sì, mangiano, Quindi a esatto. questo punto è ben dura dover definire che cos'è la vita, perché sì, con i sacri crismi che conosciamo noi, è vero, è la nostra. Quindi tornando alla roba, questi luoghi sono più Sì, dice, più infestati, più frequentati. frequentati Più per delle situazioni sì, probabilmente è dovuto a esterne, questo. probabilmente. Beh, Diciamo che almeno questa è l'ipotesi. chi non è ufologo dice che esistono determinati, ben pensante però, non ufologo ben pensante, dice che esistono delle zone con alta concentrazione magnetica. Che non è detto vero che possano essere dischi volanti, potrebbero essere manifestazioni Fenomeni elettromagnetiche di altra naturali. razza, che qui ricadremmo nella solita diatriba che è esistita dallo studio della NASA, dagli scienziati russi e tutti gli altri sulla veridicità dell'esistenza degli UFO o Sì. no. Se sono discorsi ufologici nel vero senso della parola, oppure sono altri fenomeni che ricadono sotto i nostri sensi e vengono giustificati anche in maniere assurde in tante volte, perché penso che qui potremmo parlare tutta la Sì, vita, vabbè. è vero, di queste Vabbè, cose sono qua. 40 anni che litigano su questo argomento, quindi Anche se effettivamente ci sì. sono le prove di determinate cose, poi ci sono giustamente i Comunque, gli combattimenti scienziati dall'altro lato. litigano, quelli che abitano lì, però non fa nessun effetto, però è una cosa normale. Sì, Sì. in Fa effetti parte non è. dell'arredamento, quindi non ha molto Sì, problema. Beh, ma penso da che. anni e anni che loro sono abituati a E vederli. sono probabilmente gente che è ancora abituata a vivere immersa nella natura, in tutto quello che li circonda, e quindi tutto è naturale per loro. Ma Quindi. è come vedere nel Tibet quelli che viaggiano a mezz'aria, dice, vabbè, non più di tanto non ti scomponi. In effetti sono tutte cose che sono tipiche del luogo, fanno parte del folklore, se così Sì, vogliamo definirlo. falla a Sì, Milano, Piazza Duomo. sarebbe un po' diverso. Fare un po' di levitazione. Sì. Senti, e poi siamo sempre lì col mistero delle linee Le Nazca. famose linee di C'è il Nazca. Perù. Queste linee, sì, ne abbiamo parlato anche parecchie volte, tra l'altro, Sì. sì, queste linee visibili soltanto dall'alto, e qui bisognerebbe sapere, sentire cosa dice l'archeologia in Bah, questo oddio, lì abbiamo innanzitutto delle immagini che ricordano, chiamiamole divinità o componenti di quello che poteva essere il credo degli aborigeni, che giustamente l'unica cosa che possiamo andare a considerare è l'impresa abbastanza immane di aver fatto delle figure perfette, che viste dall'alto non fanno una grinza. Ma Di non solo. dimensioni vaste, squadrate in maniera pazzesca, perché chi ha presente le immagini, qui non le abbiamo, Sì. peccato perché sarebbe da far vedere a chi non conosce queste cose, Certo. e giustamente resterebbe tranquillamente abbastanza di sale, come si suole dire, perché è vero che siamo in condizioni che le linee, proprio per la non pioggia, per le caratteristiche Si tipiche del mantengono. luogo, si mantengono. Però, oddio, avere delle tracce così nette, fatte così bene, che sono dei bellissimi Sì. disegni, vedi il ragno, vedi. Poi a proposito del ragno, a Cioè. parte quello, in questo ragno che è uno di quelli più famosi come Beh, figura, è il più bello che è più stilizzato bello, perché visto dall'alto è appartiene favoloso. a una specie che adesso naturalmente il nome non mi ricordo, è stato notato che, tanto per dire, a parte la particolarità di queste linee, i particolari in una zampa di questo ragno c'è un particolare anatomico, che può essere osservato solo col microscopio da uno studio, cioè viene riprodotto questo particolare che, visto al microscopio, in cui allora non doveva essere neanche esiste, Forse viene non riprodotto in esiste. scala su questa figura. Quindi non solo l'abilità di fare cose in grande, ma di fare Anche cose, bene, vedi le esatto, piramidi, di sono state precisione. fatte in grande e bene. Bene, allora siamo arrivati al termine della trasmissione, è sempre interessante, dovremmo andare Potevamo avanti 2 o 3 continuare a fare ore la guerra con ancora. lui, così in buon'aria. Ecco. Oppure scaldare veramente, affilare i coltelli e vedere cosa tirare Ecco. fuori di molto più Ma interessante. purtroppo il nostro tempo è scaduto, ci ritroveremo ancora
E continueremo il nostro La discorso, puntata. La continueremo la puntata. puntata, sì, come le telenovelle. Ringrazio tutti, vi ringrazio per aver partecipato e saluto i telespettatori e arrivederci a mercoledì prossimo. Bene, ci Buonasera a può essere. tutti.